tutti ragazzi e bentornati. Che saluto sfigato. Che poi il saluto di Mac Shosh. Un saluto anche a Mac Shosh. Scusate, mi trovate struccata. Purtroppo avevo la pelle un po' rossa, un po' screpolata. Quindi oggi così, un po' come mamma ha fatto. Adesso che sicuramente tutti voi avrete tirato un sospiro di sollievo da questa importantissima notizia che pendeva sulle nostre teste come se fosse un'incudine, iniziamo il video di oggi, cioè How dirty is your mind? Quanto è sporca la tua mente? Esatto, solamente perché io l'ho tradotto poco fa. Esatto. Ho deciso di vedere effettivamente nella coppia chi dei due ha la mente più contorta. Che non è Frank Matano quando è iniziato. Ma vince qualcuno. Chi vince, vince un viaggio di piacere a Amsterdam o in, diciamo, Thailandia. Se questo video vi dovesse piacere e vorreste che io lo facessi con qualcun altro, lasciate un mi piace, cioè, lo potrei fare con una ragazza, con un ragazzo, no. Lo potrei far fare ad altre coppie. Quindi iniziamo. Allora, prima domanda. Partiamo da questa. Do you da see, questo centro tavola. Do you see anything unusual? Vedi qualcosa di inusuale in questo centrino natalizio? Io sì. Tu? Io, allora, sicuramente si può dire che le candele ricordano una nerchia, si può dire. La cosa da capire è, secondo te è voluto o no questo? Perché secondo è abbastanza no. palese. Secondo me non è voluto. È voluto. Ma perché parli così forte? Mi stordisci. Sono 10 anni che faccio questo lavoro, è automatico. Secondo me non è voluto, ti dirò di più, è uscito male, cioè proprio semplicemente è uscito male. Ma ti dirò di più, io ne vedo due nerchie. Sì, è ovvio che siano due. Infatti non era... Vabbè, tu diciamo che hai un occhio molto attento per la nerchia. Però devo dire che la risposta è sì, assolutamente. Ah, ok, si vota. Vedi, niente di sporcaccione in questo... Sì. In questo grafico di giornale. Allora, sai che mi sembra... Sai quando a scuola la prof diceva: ragazzi, bisogna mangiare i piselli perché sono sani, per dire, no? Tutti ridevano, no? Queste più o meno mi ricordano quelle situazioni là che tu... Palesemente stiamo parlando di altro, una cosa tranquilla. Però se mi vai a fare il disegno del sole, no, che se fa dici così, piselli. O se dici piselli, o se fai il sole che fa così. Io onestamente alla battuta sui piselli riderei ancora, perché non ho mai superato quella fase, diciamo, anale. Mentale. Scusatela, è un idiota. Quella fase mentale. Però effettivamente qua dai, non c'è. Abanero! Mancava tutti! Ok. Perché urli, Giorgio? Qui proprio volendo non c'è niente, diciamo, di... Oddio, però potrebbe essere la nerchia del sole. Allora, meno di quello di prima, sicuramente. L'hai capito? Perché, diciamo, c'è il sole che tocca le temperature, perché è lui che scalda il termometro. Sì, no, ma infatti questa è un po' meno, cioè, questa è un po' vero. No, io direi di no. Non vediamo, diciamo, roba... Come lo chiameresti questo cane? Io lo chiamerei... Minchione, vieni qua! E se donna? Io lo chiamerei Dick Dick. Pazzesco. Ricordatemi per il prossimo cane di non far scegliere il nome a Federica. Che c'entra? Cazzottero lo chiamerei io. Okay. Cazzottero, no, vieni comunque... qua. No, io clicco no. No, questa, dai, perché... minchia, no. Più, cioè, sì, clicca sì su questa. Questa era palese. What? Non so è un cos'è. Fungo. Dai, raga, ma è fatto di pro. È una cappella della cappella. No, Cappellation. Questo per forza è fatto apposta, raga. Comunque, vedi qualcosa? Sì, minchia. Esatto. Cioè, certo, più di così. Ma non credo che in natura. Anche perché, oltre alla protuberanza. No, però sai che forse sì. Cosa? Che così. Dici che è un fungo nel fungo? Esatto. C'era un funghetto che stava per nascere. E poi è stato tagliato. E le due gambe così? Può essere mai? No, vabbè, hanno tagliato il sopra e il sotto. E sembrano due gambe così, capisci? Quello che ti vuoi dire. Ma questa divisione della gamba è per forza voluta, non può essere naturale. No. Ma poi guarda, c'è il pisello e inizia perfettamente. Cioè, quando lui, diciamo, dove con la bacchetta. Quando lui alza, diciamo, con la bacchetta il sottopalla. Sì. Lo vedi che è proprio l'attaccatura è proprio nel pube. E poi guarda. La natura, sai cosa? Vuole essere burlona, certo. Alle volte è un po'. È un po' una maglietta, sì. È un po', sì. È un po' sì. Ehi, mamma mia. Sì. Da questa angolazione. Da questa angolazione, effettivamente sì. Ma tu lo sai che se non ci fotografiamo da sotto. Adesso non io che ho la barba lunga. Ma se ti fotografi così e tiri il collo, sembra una cappella. Allora, io devo dire che non ci vedo nulla di così penoso. Ma poi solo sul membro, sulla nerchia, sì. No, penoso era, esatto, era di forma penica. Io direi di no, Federica. Cioè, non dobbiamo sempre dare troppo spazio a te, perché tu stai vedendo effettivamente dove non esistono. Quindi direi di no. Ok.
fra. Se no, allora, non lo vedi qua. Cioè, ma c'è pure la sfiatata. Ma questo è fatto di proposito. Io non ci voglio credere che fiorellino sia diventato Doveva essere un cuore venuto male, te lo dico io. Ma è troppo perfetto per essere un pene. Per non essere nato come pene. Allora, non guardare questa di destra che è più zoomata. Questa di sinistra è come se fosse la prospettiva tipo dall'alto, in 3D. Quindi le palle le vedi più larghe. Deve essere il cuore, secondo me. Aspetta, concentrati un attimo. Lo so che hai inteso solo questa cosa. Però concentrati. Seguimi. Le palle lo sai perché le vedi così allargate? Non perché lui ha avuto un prolasso pallale, ma perché se lo vedi dall'alto. Ehi, capisci? Ehi. Vedi che ne vedo dall'alto molti più di quanti ne vedi tu. Quindi che cosa vuoi? Sì, se lo vedi all'alto è come se si allargassero. Ah, l'abbiamo capito tutti, le palle distese, ho capito, ok. No, qua no. Ah, vedi, non l'avevo capito. Qui no, l'ombra, no. Però posso dire che ci sarebbe da dire sì in tutti, perché sono fatte di proposito, tu me lo dovresti mettere però in foto più ambigue. Esatto, belli. No, cioè qui, raga, mi sa che Angelo deve censurare. Beh, raga, ci sono pure le vene, è proprio un costato a tutti gli effetti, ragazzi. È assurdo sto fiore. Questo l'ho capito qual è, quello che si apre la cappella, il sopra. Poi cadono gli insetti dentro. Esatto, è una pianta carnivora. È un carnivoro. No, ma è palese. Io adesso devo decidere con Angelo se censurarvelo o farvelo vedere in maniera nativa. Ma porre orda, raga, No, dai, qui non possiamo vedere dei piselli ovunque, ragazzi. Ma da mesi tutto ti sembra un po'. Ma così. Qualsiasi cosa, anche il cambio dell'auto, l'ombrello, e lo spazzolino. No. Queste sono le più fortunati. Sì, mi voglio sbilanciare perché non voglio dare indizi. Comunque, qua è proprio. È lui. Non c'è nemmeno un doppio però senso. Posso. La venazza. Esatto, è questa. Ma io non ho mai visto una patata con una vena, raga. Mai vista. Quindi forse, non lo so. Quindi forse non è una patata. Non è una patata perché non me la conta giusta. No, però queste sono le patate dolci. Quindi. Ma non sarà perché la sta stringendo. Guarda le mani bianche. Allora, c'è qualcosa che non mi torna. Ti spiego. Potrebbe anche essere, visto che Photoshop lo sa usare chiunque, che lui abbia preso l'immagine di una patata e con la sovrapposizione pattern in realtà sotto ci sia in realtà il suo caso. Okay. La vena in realtà esca, che si spiegherebbe molto. E poi qui, per fare un po' di confusione, gli ha messo delle patate, ma così giusto per coreografia. Ma quello non è un pene, so, raga. Questo video me lo bloccano sicuro. Andiamo avanti. Bello. L'ombrellone. Guarda, non avevo nemmeno capito fosse l'ombrellone. Federica, dai, che poi la gente pensa che. Io direi di no qui. Io direi di sì qui. Benissimo, Federica. Allora, il test finale. Pensi male. Come 8 su 12 correct? Ma perché è corretto, no? Ma io non posso vedere dove voglio. Cioè, cosa vuol dire? Così era. Mente estremamente perversa. Vedi piselli in praticamente tutto. Meriti un badge di onore. Complimenti. Sei una cazzologa. Complimenti, Federica. Io fossi in te, una visitina me la farei fare. Facciamo al volo un altro. Diciamo, vorrei vedere anche in generale altro. Ma pensavo fosse a domande, che era più simpatico. 24 immagini per vedere se hai una mentalità, una dirty mind. Partiamo con la prima. Una strana, sicuramente. Ma non è alone di sudore, una strana macchia. Ora, a meno che non abbia fatto un frontale con King Kong. Perché ti giuro, nemmeno posso dire le battute classiche sulle persone, diciamo, abbronzate. Quindi, a meno che non hai avuto un frontale con King Kong e King Kong fosse particolarmente contento di vederti, direi che ci vediamo qualcosa di strano. C'è qualcosa di molto strano. Allora, qui. Allora, ti giuro, io non so cosa possa essere se non un paio di tette. È un foglio, vedi che qua c'è, diciamo, la. No, non è un foglio. Non è un foglio mai. È un post-it piegato qua in mezzo, Federica. È un Photoshop. Non è un post-it mai nella vita. È un post-it, Federica. Lo so che tu ci vedi un paio di zinne, ma il problema è che è un gioco di chiaroscuri, è fatto di proposito. No. Non ho capito. Presidente. Ah, cioè questo qui è, ti fa capire che non è importante quale testa ci sia sulle poppe. Il maschio starà sempre, diciamo, a fissare le poppe. Ti posso dire che quelle poppe stanno bene su tutto. Cioè, stanno benissimo in questa conformazione o in quest'altra. Secondo me sono di quest'altra conformazione qui, palesemente. Palesemente sì. Però non è male. Ma questo è un bene, tutti gli effetti. Un problema. Cioè, se hai quelle vene sul piede. No. E soprattutto quella. Quell'alluce. Il calzino messo male. E l'alluce? Il calzino messo male. A me non è mai capitato che sembrasse un cappellone. Allora, qua c'è un quiz. Cosa vedi in questa foto? Una carota timida,
una carota che cerca di nascondere le sue parti intime, una carota che mostrerà le sue parti intime. Quindi farà così. Una carota che nasconde le parti intime. Cosa noti per primo in questa foto? Due persone nude, un delfino, una bottiglia o l'amore? Due persone nude. Poi mi dovete dire tutti dove sta il delfino, perché io proprio non lo vedo. Ah, i dolphins. Vedi, questo è un delfino. Questo è un delfino. No, vabbè. Bottiglia, beh, questa qui. Amore. È una forma di amore. Cosa vedi qui? Non ti leggo, non ti dico nemmeno le cose. Guarda, cosa vedi? Li vedo tutti e due. Vedo sia una che legge il giornale che un'altra roba che... La C, diciamo. La C. Allora, cosa vedi in questa foto? Ah, due, diciamo, uomini stecchino che ballano. Ah, lol. Lol. Sono uno qui e uno qui. No, porca miseria. Chiaramente no. Semplicemente linee e punti. Questo probabilmente se hai vissuto per gli scorsi 27 anni in una caverna. Da solo, ovviamente, senza mai uscire. La silhouette di una donna o una donna nuda. Una donna nuda. Una donna nuda. Qui qua. Siamo tutti d'accordo che stiamo vedendo un albero. Onestamente sì, cioè non ci vedo un pube come potrebbe sembrare, perché vedi, questo potrebbe essere, diciamo, il cosiddetto camel toe, per dirlo all'inglese. È presente un pube. Ah, tu stavi scherzando? Sì. Mia ragazza si deve veramente fare curare, cioè stiamo capendo che io sono molto meno. Guarda, questo l'avevamo già capito, ma non oggi. Qui posso dire che non sembrano due min. Sembrano due min. No, dai. Ma non ti di... Allora, se non ti dice cosa sembrano, cosa ti ricordano? No, sì. Mi devi dire cosa vedi a primo acchitto. Ah, cosa vedi a primo acchitto? Due teste. Io due tette. Perché ho visto subito le orecchie, quindi non mi sembrerebbero mai due tette. Ma poi, minchia, guarda che capezzolo strano. Ma prima acchitto? Due teste. Un culo. Qui onestamente. Qui onestamente sì. Vediamo il risultato, ragazzi. La mia ragazza è. Cento. Sei una psicopatica. Fatti curare. Hai un problema con non i limiti. Sì, ma a volte sei un po' troppo pervertita. Bene, ragazzi, che dire? La mia ragazza, abbiamo capito, essere una simpatica. Una simpatica burlona. Ha, diciamo, un problema palese acclarato con i genitali. Li vede ovunque. Probabilmente anche lei si vede come un enorme gigante allo quello specchio. Senza dubbio. È sempre più difficile fare questi video con la mia ragazza, che diciamo è un po'. E fai con Jumpy Deck. Magari ti diverti di più. Al prossimo video.